Io non so come potesse avere macchina fotografica, pellicole durante la guerra. Quanto era difficile fare un film negli anni 50. Si doveva essere molto meticoloso, e lo era Mario Fantini. In tutte le mie spedizioni ho indagato oltre l'alpinismo. Mi sono occupato delle popolazioni tipiche, della fauna locale, dell'archeologia, delle città deserte dei tempi andati. Africa equatoriale, Groenlandia occidentale, 1960. Quello che cerco di fare è raccontare l'avventura con ogni mezzo che ho a disposizione, affinché la memoria delle imprese compiute non vada persa. Era un suo bisogno, evidentemente, di documentare. Ho potuto seguire l'impulso di scalare una cinquantina di 4.000 sulle Alpi, una ventina di 5.000 in diversi continenti, di realizzare circa 40 film di montagna. Sempre più spesso mi chiedo cosa resterà di noi, di ciò che abbiamo vissuto, di quel che abbiamo visto, sentito e provato. Quante cose sono andate perdute perché nessuno si è dedicato a raccontarle, a conservarle.